Ciao ragazzi, buonasera, siamo qui all'aeroporto di Split Spalato in Croazia, c'è mia moglie, c'è Francesco, c'è sua moglie e stiamo raggiungendo gli altri due compagni di merende perché si torna a casa, si torna a Venezia. Siamo stati 7 giorni su una crociera in Croazia, abbiamo girato tutta la Croazia ed è stato fantastico. Adesso, mentre i miei amici aspettano le valigie, io prendo questi 5 minuti e li dedico a te per darti chiaramente una lezione sul network marketing. Buonasera a tutti, taggate tutte le persone che conoscete, amici, parenti, non amici, nemici, networker, non networker, perché questo alla fine ha a che fare col network, ma soprattutto con noi. Ciao Romina, vedo che mi vedi e quindi stiamo arrivando proprio da voi. Allora, cosa voglio dirti? Voglio dirti che non so se ti è mai capitato una fase in cui le persone entrano nella tua attività e non è, ed escono anche, cioè non rimangono tanto a lungo. E questo che cosa fa sì? Fa sì che i numeri non crescano mai, i tuoi numeri. Magari crescono un mese, il mese dopo calano, e ricrescono e li calano. Non hai una crescita costante. Quando chiaramente il flusso di uscita dei promotori, il turnover è più alto delle persone che entrano, oppure non ti rimane mai, non ti rimane mai nessuno, hai due scelte. O sali, scendi, oppure sei costretto a fare un lavoro insano anche per crescere un po', perché la gente continua a uscire. Quindi, alla fine del discorso, alla fine di tutto quello che di cui si può parlare del network marketing, che è davvero tanto, possiamo esplorare mille aspetti del network marketing, ma alla fine le persone escono, non lavorano più con te perché non si sentono sicure. Alla fine di base c'è sempre la sicurezza, c'è sempre il fatto che ogni persona, essere vivente, ha bisogno di un posto sicuro, cerca qualcuno che gli dia sicurezza. E quindi nel network marketing tu entri per diciamo diventi imprenditore, e quindi come tale non hai tante certezze. L'imprenditoria è proprio quel tipo di impresa dove non hai sicurezza, dove dipende tutto da te, che sia nel network, che sia fuori dal network. L'imprenditoria di per sé parla di persone piene di risorse che fanno succedere le cose, non parla sicuramente di persone che vogliono delle sicurezze, no? Parla di persone che se le vanno a prendere le certezze, se le vanno a costruire, di persone che inseguono passioni, visioni, e quindi parlano di persone che chiaramente sono sicure di sé. Bene, invece nel network marketing la soglia d'accesso è talmente bassa che possono entrare tutti, ma se non entri con una mentalità imprenditoriale avviene questo piccolo gioco. Una persona che entra e che chiaramente vuole sfuggire dalla trappola della sicurezza entrando nel network marketing, perché una persona che da dipendente entra nel network è perché si è stancata della sicurezza del posto fisso, di tutto quello che gli viene garantito, e invece sceglie il network marketing per scegliere qualcosa, per andare più incontro all'opportunità che alla sicurezza, alle cose garantite, ma all'opportunità, alla speranza. E quindi entri nel network, vai in cerca di opportunità, di speranza, ma allo stesso tempo ti serve sicurezza. Perché, ripeto, essendo un'attività imprenditoriale, di per sé ti mette di fronte a tantissime sfide. Quindi se una persona entra nella tua organizzazione e non si sente sicura, tenderà a fuggire. Ora, magari a volte l'azienda è talmente solida, talmente forte, che rende sicuro l'ambiente per tutti, ma tu devi essere consapevole che le persone che iscrivi te o il tuo team guarda te, non guarda l'azienda. Soprattutto persone particolarmente ambiziose, che hanno veramente voglia di fare, vogliono subito essere messe a contatto con i vertici aziendali, subito. E magari per loro la strada per arrivare in cima, avere a che fare con i vertici aziendali, sarà lunga, perché deve essere lunga. Magari non sono arrivati all'inizio, quindi devono fare tutta la gavetta e meritarsi il tempo dei leader. Bene, se queste persone tu non le fai sentire sicure, tu non ti daranno tempo per arrivare su, non si daranno il tempo per arrivare su, vanno a cercare un'altra azienda. Quindi è assolutamente fondamentale che tu inizi a capire che se le persone nella tua organizzazione escono è perché non si sentono sicure, e questo chiaramente dipende da te. Come puoi fare per far sentire sicure le persone? Lavori su di te, lavori sulla tua autostima, lavori sul tuo carisma, lavori sulle tue abilità, dai valore tutti i giorni alle persone. Un modo per fare sentire sicure le persone è dargli valore tutti i giorni. Quindi cosa dai al tuo team tutti i giorni? Cosa gli insegni?
che valore aggiunto gli porti, che vantaggio personale gli crei. Queste sono tutte domande che ti devi fare, perché se le persone escono è perché non si sentono sicure di fianco a te. E che tu sia nuovo o più anziano di successo, questa cosa vale per tutti. Anche se sei nuovo, se le persone del tuo team ti vedono insicuro, non staranno a lungo con te. Ok, quindi lavora sulla tua persona, formati, mettiti alla prova, sfidati, vai incontro alle paure, perché devi crescere, devi costruire carattere. Le persone escono se non si sentono sicure, ricordati questa cosa. E magari sì, certo, tu hai il leader forte che fa sentir sicuro a te, ma magari non basta per il nuovo, è troppo lontano, lo vede troppo irraggiungibile. E quando qualcuno vede qualcosa di irraggiungibile, di lontano, è difficile rimanere, essere costanti in quella cosa. Magari preferisci andare da un'altra parte. Sei tu che fai da collante tra quel nuovo e i leader, con la tua sicurezza, con la tua autostima, col tuo credo. Quindi è determinante. Se stai attraversando un periodo di stallo, magari non cresci o magari proprio sei crollato totalmente, sappi che è perché le persone che sono state nella tua organizzazione non si sono sentite sicure. L'azienda era troppo, i vertici aziendali erano troppo lontani e quindi hanno scelto quelle persone di passare in un'altra azienda o addirittura di non fare più network. Se invece tu costruisci carisma, costruisci autostima, costruisci conoscenza, perché dalla conoscenza viene sicurezza e quindi questa sicurezza tu la puoi trasmettere, le persone rimangono con te, ok? Quindi fai poche pippe mentali, non chiederti dov'è la falla nel sistema. Il sistema non ha mai una falla, né nella mia azienda né nella tua, sei tu la falla. Lavora su di te, sulla tua sicurezza, sulla tua autostima e vedrai che le persone non ti abbandoneranno e che potrai costruire ogni mese su una base solida e costruire, continuare a crescere, a crescere, a crescere, ok? Quindi è importantissimo, se la gente esce, la colpa non è di chi esce, la colpa è la tua. Non hai fatto sentire abbastanza sicura queste persone, ti ha visto incerto, ti ha visto dubbioso, non ti ha visto competente, non ti ha visto sicuro, non gli sei stato utile. Tutte queste sono aspetti, tutti questi sono aspetti dove tu ti devi prendere la piena responsabilità del risultato se vuoi fare bene in questa industria. Perché ti ripeto, le persone che scelgono questa industria scelgono l'opportunità alla sicurezza che hanno sempre avuto nel posto fisso, ma hanno bisogno di sicurezza anche qua, anche nel mondo imprenditoriale, e gliela devi dare tu. Nelle imprese tradizionali non possono trovarla la sicurezza, devono veramente andare incontro a qualcosa di più complicato. Invece qui è un sistema dove ci sono altre persone che possono darla e questo è il tuo compito, devi capirlo immediatamente. Quindi lavora su di te, mi raccomando, bye bye.